Mar Rosso, un'anima danzante e cristallina. Un angolo di mondo stretto tra il Golfo di Aqaba e il Canale di Suez, dove gli aridi declini e i pianori di sabbia scivolano dolcemente nelle profondità del mare. La crociera subacquea ha inizio a Marsa Galeb, nuovo porto turistico a 15 km da Marsa Alam, destinato agli yacht che accompagnano i subacquei nelle aree a protezione controllata. Il Mar Rosso che andremo a visitare a bordo del nostro motor yacht, dunque, è quello del sud, più intatto e meno battuto dalle rotte turistiche. Un angolo di mondo che promette sorprese e stupore. Sono il capo di questa barca per questa crociera. Ho fatto questo lavoro da tanti anni fa. Ho cominciato come professionista nel 1986. E da quel momento ho cominciato a fare la guida subacquea, portare la gente sott'acqua per farle vedere com'è questo paradiso. Nella cultura araba, il Mar Rosso è considerato il giardino di Allah, fatto di architetture bizzarre, colori sgargianti e animali mutanti. Circa 2 milioni di subacquei arrivano qui da tutto il mondo, perché la biodiversità di questo tratto di mare è tra le più ricche del pianeta. Garantita dal fatto che il Mar Rosso, pur comunicando con il Mediterraneo attraverso lo Stretto di Suez, resta un mare chiuso, la biodiversità è quella che più sott'acqua crea meraviglia e attesa dell'incontro sognato.